Vediamo un attimo come funziona la faccenda, abilità. Forse sono queste. No, però non lo dice. Vabbè, vedi che si è aggiunto qua. Però comunque è sempre una cosa dello stile dragone, che a quanto sembrava era uno stile... A meno che non diventi col tempo un... Qua sembra zombie però, eh. Ah sì sì, infatti. Giusto, l'hai detto. No, no, hai ragione, c'era proprio. Dobbiamo raggiungere rango B, siamo rango F. Cioè F, E, eccetera, no? A, B, C, D, E, F. Quindi E, eccetera, eccetera. Poi ci sarà anche S, immagino, ma... Però dove cavolo troviamo qualcosa che dice lui? Qui siamo sempre con Majima. Qui c'è, guarda, questo per esempio è... No, attenzione, c'è anche rango SSS. Cos'è? Super, super, super. Cosa vuol dire SS? Però io, francamente, non ho ancora visto uno che parla di quel tizio lì. Qua l'abbiamo preso perché è questo. No, aspetta, è questo qua sotto. Quindi forse qua? Ah, ok. No, anche questi qui sono sempre di lui, guarda. Questo è sempre di lui, vedi? Sì, però, cioè, io volevo dire, ma quali sono i ragionamenti? Perché io dovrei fare sta roba? Allora, è figa, perché praticamente... Se ti danno un pugno che ti fa volare in terra, se tu premi A per tempo, non cadi in terra. Ok, va bene. Però devi ricevere, attenzione, devi ricevere questo premio che è un ritratto di un gatto al Colosseo, all'arena, insomma. Come fai? Quindi devi fare l'arena finché non c'è quella roba lì. Quella. Questa invece... Niente, appunto bisogna avere una spada di legno che non so dove prenderla, magari adesso ci sarà da lei bisu da al Chisciotte, là. I requisiti sono questi. In realtà il requisito è avere una spada di legno e fare la sfida, basta. Cioè non è che ce n'è un'altra. Questo qua tra l'altro è strano perché qua dice... Controlla una mail da un subordinato di Majima, ma non c'era già scritto Majima, questo l'avevo visto anche altro. Questo, Nishida. Io lavoro per Majima. Boh. Vabbè dai, abbiamo visto anche questa roba. Rimango sempre dell'idea che è tutto strano. Ma sicuramente è perché è un gioco vecchio, però... È un remaster di un gioco vecchio, quindi ci sono delle... Però non è che... Abbiamo visto che anche Lost Judgment non è che sia... Cioè, era fatto meglio Judgment per le secondarie. Per la chiarezza, tutto sommato. Vediamo. Arrivo la roba e la borsa. No, aspetta un attimo, così quello è tuo figlio. Kiryu, non sei arrivato qui. Lei è una bella ragazza, lui ha un buon gusto. Sì, non è male. A parte che è la figlia è la figlia del patriarca della famiglia, non so quale, ma in questa città? No,
di una famiglia di Asakusa. E non ho nulla per te adesso. È roba che siamo venuti qua. Scusa se ti ho fatto perdere tempo qui. Tutto ok. Batti andare al centro di gabbia di battuta perché è là, a me siamo in una metropolitana. Immagino che posso aiutare il fiorista. Okay, devo andare a, appunto alle gabbie di battuta. E poi chiamano centro di baseball, non so. Chiamare gabbie di battuta. Sì, è quello che sono, però. Boh. Cosa contiene tu? Ding, tun, tan. Continua a suonare. Questa? Scusami, mio buon signore, sei davvero tu? Aspetta, fanno un po' saltare. Ah, ok. Chi sei tu? Sono io. Non sai dirlo? Non sai riconoscermi, probabilmente, ma è mica il giornalista, no? Potresti essere Tamura? Sì, sono io. Ma è passato così tanto tempo. Ma tu pensavo che fossi morto? Sì, pensavo che fossi morto. Ah, questo è vero, la storia ufficiale è che io sia morto. Magari te l'ha detto Aoki, no? Ti ha appena finto di dire che pensavo che fossi morto. No, aspetta un attimo. Ok, te l'ha detto Aoki che lui doveva essere morto. E lui, Kirio, dice: sì, è vero. Ho sentito che tu stavi investigando su un mio caso quando poi hanno trovato il tuo corpo nella baia di Tokyo. Questo l'hanno visto. Ecco, questo è stato un lavoro del fiorista. Insomma, ha cercato di creare un perfetto alibi per me. Ci spiacerebbe spiegarti meglio. Beh, 5 anni fa io sono venuto qui al purgatorio e ho incontrato il boss. E ho realizzato quanto ero inferiore io come informatore. Grazie al cazzo, questo è organizzato. Cioè, voglio dire. Metti in piedi anche tu un servizio di spionaggio. Non è questione di quanto è inferiore lui, è un'inferiorità di mezzi e di organizzazione, comunque. Così ho deciso di sparire e venire a lavorare, insomma, per quest'uomo che era chiaramente un mio superiore a me. Ma perché, appunto, perché raccontare una bugia riguardo alla morte? Fortunatamente io non ho né una moglie né dei bambini. Così sapevo che nessuno mi avrebbe davvero, come dire, rimpianto se io fossi morto. E risultando morto avrei avuto un vantaggio nel raccogliere, insomma, delle informazioni. Così, insomma, ho chiesto al fiorista di orchestrare questa mia dipartita. Stamattina riesco a tradurre abbastanza bene, non so se hai notato. Per fortuna. È sempre questione di presenza lucida. Non che stia bene, eh. Perché anche stanotte ne ho 5 ore di no. È una settimana che continuo a dormire 5 ore. Boh, non so cosa farci.
Sì, però insomma, Aoki sta ancora cercandoti, perfino adesso. In questo caso penso che intenda dire Aoki stia ancora pensando a te, perfino adesso. Perché l'avevamo visto, no? Davvero? Ma ti prego, Kiryu, non digli nulla riguardo a me. Ti prego. Quello è disperato, questo, non digli nulla. Va bene, ok, non lo farò. Bene, ci vediamo. Va bene, ciao. Ah, che piove, piove, piove! Sempre, sempre proprio limitato, eh. In Horizon nevica, piove di rotto. Tanto dai un'occhiata a Horizon, però non so. Vedi tu se partire dal primo, se no te l'ho detto, ti faccio io un riassunto a gratis. Se ci parliamo di nuovo, succede. Guarda che però, guarda, c'è sui stivali in gomma, guarda. È attrezzato. Oh, mio pupillo! Sei pronto per la prossima? Niente, bisogna avere per forza la katana. Sì, dico di sì. Facciamolo. Che c'è che non va? Kiryu, non ti ho detto di portare una katana di legno? Quando abbiamo finito la scorsa sessione di allenamento? Ti sei dimenticato? Sì, no, ci ho provato. Niente, praticamente, effettivamente non, tu devi guardare dal menu di... Ah, ok, se mi vuoi pagare 10 euro ogni mezz'ora di spiegazione, a me va bene. Tiff lo volevo comprare, ma a parte che costa tantissimo per un gioco che dura poco, però voglio dire, non stando bene, a me, sai che mi piacciono le sfide sulla carta, ma non stando bene, non ha senso. Ma più che altro sai cosa? Costasse 20 euro, vabbè, costa 40 euro. E tecnicamente poco contenuto, cioè dura perché è difficile, non è che dura perché c'è tanto contenuto, dura perché è difficile, però mi incuriosisce sicuramente, penso che... Magari a qualche saldo lo comprerò. Magari appunto quando riesco ad ottenerlo sui 20 euro, quantomeno. Adesso non se ne parla. Anche perché ti ho detto, se l'ultima settimana avessi dormito almeno 6 ore, qualcosa, forse avrei fatto passi avanti. Infatti sono comunque preoccupato anche per Elden Ring da quel punto di vista lì, perché non so se riuscirei. Perché comunque... Ha detto che era più facile, non è vero, stanno tutti lamentando. Lui aveva detto che sarebbe stato più facile, non è vero. No, dai, Majima, basta combattere un attimo, fammi fare un po' di storia. Guarda che ce la siamo cavata. In un attimo. Ah, questi di nuovo, Massimale. Porca. È la seconda volta, anche la prima, anche l'altra, quella nel Champion District. Mi faccio fregare dal fatto che primo A. Siccome A è Luke, e quindi mi rimango fischiato. A parte che potrei anche andarmene. Ecco, andiamocene, va. Dai, signorina, vedete la sola. Qui ci sono queste adesso, ma che palle, santo cielo. Guarda, 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 guarda. Quanti sono? Oh. No, che stavo provando a vedere se funzionava. Se era così che funzionava, sì, infatti. Tu l'hai guardato un po'? Ma è sempre così, cioè tu consideri che per esempio anche l'espansione di Doom Eterna non le ho fatte perché appunto non sapendo di non far bene e hanno detto che era più difficile, quindi... Cioè voglio farti capire una cosa, io passo, cioè lo sai, sono stato campione italiano di Quake 1 nel 97. Tuttora è uno dei giochi più hardcore
come shooter competitivo. Ma il punto qual è? Il punto qual è? È che anche adesso, se io gioco Overwatch, se l'avevo già detto, no? Se io gioco Overwatch, se sto un attimino bene, arrivo a mettere a segno 7 colpi su... anche 6-7 colpi su 10. A segno intendo dire headshot, cioè colpi in testa. Ma allo stesso tempo, appena sto un attimino peggio, vado giù a magari a 40, cioè 4-3 su 10. Cioè, passo queste crisi qua così. Che tra l'altro significano anche un'altra cosa. Significano sempre che quando io ne piazzo 6-7 su 10, non sono comunque al meglio mio, no? Guarda, come fai a essere al meglio se non dormi mai, per esempio? Come fai? Se non pare che ad aprile faccio 50 anni, ma non c'entra più niente. Sono anche 30 anni che ci gioco quei giochi lì, quindi... E sono portato e ci gioco da una vita, quindi... Il problema non è quello, il problema è proprio un discorso di... Che se tu non dormi non hai neurotrasmettitori, non hai ormoni... Questo... C'è qualcosa da dire? Un attimo. Ah, ok. No, cosa c'è che non va con gabbia di battuta? Cioè, è tutto un complesso, no? Per quello che vi dico sempre. Finché siete giovani non ve ne accorgete, ma... è meglio sempre dormire bene. Dormire... La qualità del sonno è fondamentale. Ma è anche un anti-aging, tra l'altro. Cioè, anche una funzione di non invecchiare. Comunque, dei rumorosi delinquenti sono lì... per cercare una ragazza e la sua boyfriend. E loro hanno detto, insomma, che li prenderanno alle gabbie di battuta. Non hai sentito nient'altro? Sì. Qualcosa riguardo a lasciare il gruppo, il team. Ma ho dato uno sguardo, insomma, ai loro occhi iniettati di sangue e ho deciso di andarmene. Di lasciare il team. Boh. Non era appena successo qualcosa alle gabbie battute giusto l'altro giorno, sì, quando abbiamo menato Majima. E loro devono essere. They shall just close Venda. O avrebbero dovuto chiuderle, forse intende. Ok, ti ringrazio. Niente, quindi non era un'altra quest, ma era... Quindi anche Elden Ring mi preoccupa per quel motivo lì, perché dico... Ho già bello visto che non è più facile, come dicevano loro. Beh, non c'è ancora nessuno, però sono ancora qua. Sei scemo, ok? Che diavolo stai facendo? Dannazione, Kyoka, scappa! Ok, ma scusa un attimo, alla fine. Adesso dobbiamo capire la situazione. Questi qua erano qua e lui era già preparato, no? Era già preparato, è evidente che era già preparato che ci sarebbero stati problemi. Ma allora perché sei venuto qua? Dopo una domanda. Matteo dice, ma non lo sai che... non conosci i sensi acuti di Kiryu, diciamo così. Un solo uomo? Dice lui, dice il tizio, il boyfriend. Kiryu dice, fermati, penso che tu sia... mi abbia confuso. Silenzio. Vai a dire al tuo boss... Che io renderò felice Kyoka. Dobbiamo menarlo per forza. Guarda, però si allena. Kashi. Ah.
ero vicino a un muro e ho detto, perché non approfittarne? Poverino, gli stiamo cavando i denti. Vabbè, ok, veniamo. Dai. No, mi è toccato. Tra l'altro, in realtà dovremmo anche recuperare un po' di energia. Eh no, perché non abbiamo più il steccavolo di barra. Aspetta un attimo, funziona. Devo vedere un attimo. Beh, a parte che... Sì, carica anche questo, vedi? Oh. Dovevo pararmi. Però dai, questo è un po' più... rispetto al solito, qualcuno che fa qualcosa. Non te l'ho sbattuto in terra? Vai, raccoglielo. Vabbè. La nazione. La prego, non puoi lasciarci andare. Lo so, noi possiamo dividerci il denaro. Cosa? Kyoko è andata via dalla famiglia portandosi dei soldi. Vediamo un attimo. Semplicemente digli solo che noi siamo scappati e calmati. Sono semplicemente passato. Così tu non sei quella famiglia Atobe, si chiama questa. No, e ora mi devi una spiegazione. Che sta succedendo? Loro mi stanno inseguendo. È il padre di Kyoka, della famiglia Atobe. Per cosa? Ok, Kyoka mi ha chiesto di scappare con lei. Probabilmente poi ha svaligiato la cassaforte. Vediamo. Dannazione. Ho bisogno insomma di raggiungerla, perché lei ha detto di scappare, quindi... Dove è andata? Il club Debola. Ecco qua. Ah sì, sappiamo dov'è. Nella piazza di fronte al teatro. Ti dispiace se io vado ora? Così velocemente. Oh là là, guardalo! È il primo personaggio che... mi sbaglio, è il primo che vediamo colpirsi? Matteo? Non è il primo che vediamo colpirsi in tutti i tre giochi che abbiamo fatto finora? Tra l'altro dico, se vogliono mettere uno col piercing, hanno detto... mettiamone uno con tanti piercing. voi ragazzi? Takashi. Abbiamo sentito che tu vuoi lasciare il team. Ma questi chi sono esattamente, scusa? Come camminano? Orecchini sì, ma il piercing così? Orecchini sì, può darsi, ma i piercing non ricordo. Ce l'ha la bocca, ce l'ha il naso. Matteo dice, ma sai quanto può sanguinare dopo che ha preso un po' di pugni da Kiryu? Anche questo qua, poi lo strappa via. Aia. Dunque è qualcosa che, questi qui si vede che questo qua, Takashi, è dentro in un gruppo con loro in qualcosa, non so. E loro dicono, non è qualcosa che tu puoi semplicemente chiudere con un messaggino. Allora, farò le cose per bene più tardi. Quel tipo, vuoi uscire dal team? Qualunque team esso sia, che non so di cosa parli.
una gang, se non boh. No, tu stai solo cercando di imbrogliarci. Questo è esattamente per... Questo è il motivo esatto perché noi, insomma, ti faremo un... Oh, ti daremo un lavoro di M, ma non è questo. Ovviamente vuol dire, insomma, ti sistemeremo per le feste. Guardate, io ho bisogno di andare da qualche... in un posto. Tu stai parlando seriamente o no? Hai qualche problema, vecchio uomo? Beh, bello grosso questo qua, eh. Vai, Takashi. Oggi mi sento come se devo, insomma, prendere ammazzata qualcuno, oggi. E voi, ragazzi, sarete la mia curvo, se no la palla curva, quella che abbiamo visto quando tirano le macchinette. Che diavolo? Tu sei? Vai. Grazie. Vecchio uomo. È troppo tardi per scusarsi. Ah, ok. No, la voce era strana, quindi per un attimo pensavo fosse il microfono che stava parlando, invece è Kirio che sta parlando. Sta rivolgendosi a Fiorisa dicendogli: me ne devi una per questa. B-King. Qua però, allora, diciamo che recuperiamo adesso un po' di... Ah, scusa, questo repair kit non andava bene come valigetta... Scusa, è una valigetta argento. Non va bene questa. Oh là là, ma là. Difficile. Dai! No, l'ha colpito, eh. Io penso... Ah, che ce l'abbiamo fatto storto? No. Aspetta. Cavolo. Ecco, poi c'è questi rallentamenti qua, ora di nuovo. Come mai? No,
Niente, non serve. Niente, mi ha solo denaro normale come. Posso prenderti? Vabbè. Ecco, ormai mi aveva consumato la barra hit, quindi. Volevo cercare di prenderlo per schiantarlo, ma. Dannazione, ehi. Lasciate stare Takashi. In ogni caso lui è finito, insomma. Lui ha un sacco di tizi che lo stanno cercando. Perché questo è un affare così importante? La sua ragazza, insomma, è scappata con appunto il denaro del suo vecchio. Suo padre? Deve essere la famiglia. Ok, Club Debola, bisogna, ok. Questi ragazzi sono una vera rottura. Questi ragazzi sono una vera rottura. Anche qua è passato da 130 frame a 55 per un attimo, non so, boh. Vabbè, andiamo.